a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio iniziare questo episodio di Fishing Planet. Non so se è il sesto, il quinto, il settimo, non mi ricordo. Da qui, dal lago dove sono i pesci gatto, avevo fatto già un tutorial su come prendere tanti pesci gatto e fare soldi subito. Ed eccoci qua. Questo bel pesciolone da 3,169 kg. È già il secondo che prendo. Ne ho preso un altro da 3,225 kg con 190 dollari ci ha dato, mica male. E vi faccio vedere come cosa uso per prenderlo. Allora, innanzitutto vi ricordo che è il Rio Mondweiter, il lago, il fiume dove ci sono i pesci gatto. Poi io ho usato, allora, sanguisughe. Potete usare o le sanguisughe o larva del grillo talpa, che sono quelle che prendono di più, o anche il formaggio se finite quelle. Se non avete ancora soldi per comprarvi larva grillo talpo o le sanguisughe, usate pure il formaggio che va benissimo, e il malvavisco a volte, ma non sempre. Poi come amo ho usato, sono salito prima l'1, poi l'1.0 e poi il 2, perché giustamente se volete prendere i più grossi dovete salire di livello, dovete salire di amo. Come cucchiaini vi consiglio che qua non ce n'è molti, però avete questo, appunto, con questo metodo qua ne prendete parecchi. Adesso vi faccio vedere. Profondità galleggiante amo 200 metri. Proprio deve essere sul fondale l'amo, per forza. Per forza sul fondale. Lanciata alla bolognese, col tasto R3 della PlayStation potete mettere la canna o in bolognese o in lancio normale. Lanciate e aspettate, perché purtroppo la bolognese dovete stare fermi e aspettare. Altro da dirvi. Sono dalla parte, avete visto, ho scelto la parte, diciamo, alla destra dello schermo dove sono le due barche, che è dove di solito ne prendo di più di pesci gatto. Prima ho tirato su anche con il grillo talpo, ho tirato su un bass, ma era piccolino. E sono arrivato al livello 30, quindi mi appunto col livello 3, arrivando a livello 30 si sbloccano le sanguisughe, che è il livello, e sono le esche buone per i pesci gatto e per altri. E logicamente con le esche vive attirate molti più pesci grossi, io ve lo dico. Adesso sta forse abboccando un altro. Non tutti i lanci prenderete pesci gatto da 3 kg, ve lo dico già. Io ne ho presi due su più o meno 40 tiri, tutti gli altri 700 grammi, 900. Giustamente mia figlia piange mentre registro, perché è giusto, se no non sarebbero i miei video, se non ci fosse mia figlia che piange nei video. Questa monella bimba. E niente, se volete passare un po' di tempo, volete farvi un po' di soldi, questo è uno dei posti che costa meno, 1200 dollari il viaggio. Le licenze le ho vinte facendo le missioni, che con il nuovo aggiornamento le missioni sono sparite, non le trovo più, non so come mai. Vediamo un po' se abbocca, così almeno vi faccio vedere qualche pesciolino. La canna è normale, quella da galleggiante. Appunto 200 metri di profondità. Ancora non ho provato quello lì a fondo, la pesca a fondo. Voglio fare prima un po' di soldi per provare quella. Con l'amo da 2 purtroppo riduce un po' la pesca, perché essendo più grosso non tutti i pesci abboccano. Ecco
Vediamo se abbocca qualcosa. Guardate un po'. Tanto se è grosso ve l'accorgete subito, appena lo agganciate. Così vi faccio vedere. Allora. Andiamo a bocca. Proviamo a fare un altro lancio. Più o meno da qua che vedo movimenti nell'acqua. Praticamente più usate esche vive, meglio è. Presto vi porterò anche un video sul lago Rocky, quello delle trote che me l'hanno chiesto. Farò vedere tutte le esche lì per prendere le trote migliori. Ora, giustamente che sto registrando, non abboccano. Ma che bravi questi pesciolini. Il bello della bolognese è che puoi tenere in giro per la casa, tanto col joystick senza fili ormai si può fare tutto. Mentre vi accorgete che così tira il gesto quando tira. Proviamo un po' a cambiare l'esca. Allora, con R1, guardate, metto il grillo talpa. Sempre con l'amo da 2, forse è più grosso l'amo della larva di grillo talpa, però noi proviamo lo stesso. Sentite il rumore del fiume, proprio sembra di averlo sotto i piedi il fiume. Oh, forse qualcosa c'è, vediamo un po'. Eccolo, questo sembra grosso, eh? Ma non tanto. Sette etti. Lanciamo da qua, è inutile lanciare proprio dal principio. Intanto riscaldo un po' di caffè. Volete un po' di caffè? Bevetelo con un po' di caffè, su, mettetevelo su. Se non beve il caffè normale, si prende quello d'orzo, quello deck. Allora, ho visto anche che un lago che offre buone opportunità e costa poco andarci è quel lago che vi ho fatto vedere l'altra volta, quelli che mi era scaduta la licenza. Di Pescheria Lesna, vi pagate 120 il viaggio e poi se fate come me, che io mi sono comprato le licenze. Eccolo, questo è grosso, vediamo un po'. Oh, 3 kg 2,44, finalmente, visto?
Con la mola 2, grillo talpa o sanguisuga, riusciti a tirare su i pesciolini da 3 kg. Anche perché, andiamo un attimo a vedere la leggenda. Allora, pesce gatto The Channel. Andiamo a vedere cosa dice la leggenda sul pesce gatto The Channel. Questo qua ci dice che può arrivare anche da 4,9 kg e 5 a 9 kg. Io ancora così grossi non li ho trovati, sono sincero. Probabilmente ci vorranno altre esche. Vedete qua non dice neanche nelle preferite esche, c'è il pet food, l'ichis, il small cubite, large cubite e blood. Non lo dice neanche il sanguisughe, però io lo sto usando lo stesso. E anche il grillo talpa non lo dice, ma io lo uso lo stesso. Tanto io verso il caffè. E niente, il grillo talpa non lo dice neanche nel braghe negro, ma vi dice sanguisughe, sanguielas. Vedete, malvaviscos. E il bocca bassa, vabbè, questo mangia di tutto. Questo schifezzino qua lasciamo perdere. Il corvino ancora non sono riuscito a prenderlo, anche perché ho solo l'ombrichi a terra. Il calamaro è un po' caro ancora, non voglio spendere tutti i soldi. Questo arriva fino a 18 kg, magari prenderlo. E niente, faccio ancora un lancio. Poi questo episodio penso che lo termino qua. Vediamo un po', facciamo ancora un lancio. Sta finendo anche il grillo talpa. Però il gioco inizia alle 5, sono le 9 e mezzo, ho fatto già 22 kg di pesce. Voglio dire, in 4 ore di gioco, nel gioco, ore di gioco, ho fatto 4 kg di pesce. Io in realtà è un'ora che ci sto giocando solo. Adesso perché io ho il retino da 25 kg. E la pecca di questo retino qua è che puoi tirare su solo massimo peso del pesce 3,5 kg. Infatti adesso sto tirando su da 3,2 kg, 3,1 kg. Ho tirato su un pesce da 3 kg 105 grammi, non me l'ha fatto prendere. Quindi pensate un po' che sfortuna. Allora, mentre bevo caffè, buono caffè, vediamo se abbocca ancora uno e poi vi saluto. Ci vedremo poi al lago Rocky, che faremo la pesca alla trota. Se riesco farò una live. Se mi hanno sbloccato, YouTube mi aveva bloccato. Ecco, anche Thor si è fatto sentire, giustamente. Niente, non ho voglia di farsi vedere. Io adesso vado a vedermi Gotham. Iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici che amano la pesca. Mi raccomando. E se siete online, adesso vabbè. Sulla Play ancora sono Mike 27, non mi ricordo. Però adesso cambierò anche il nome sulla Play. E ci scriveremo qua in MikeSD27. Ci scriveremo in chat. No, l'avevo preso. Aveva boccato. Guardate, potete rilasciare la canna, cioè rilasciare il filo. Poi vi spostate. E galleggiante riparte. Ha ritoccato il pesce, attenzione. Andiamo se supera i 3,2 kg questo. Così chiudiamo bene l'episodio. Suspense. Non
non si può far vedere. Niente da fare, ci salutiamo così. Allora iscrivetevi, condividete il canale, mettete mi piace, scrivetemi qua sotto i pesci più grossi che avete preso finora. E perché no, magari ci becchiamo qualche volta in qualche lago. Se è possibile, seguitemi su Instagram Mike84 e vi dico i giorni, vi lascio i giorni dove gioco e dove, se in quale lago sto andando. Un saluto a tutti, un bacio a tutte, vi saluto con questo pesce. Ciao ciao!